Ciao, buonasera. Come sarà questa settimana per te? Sarà una settimana diversa. Io mi auguro che da oggi, dal lunedì 2 marzo, possa il Signore riservare un qualcosa di diverso per te, per la tua vita e per la tua famiglia. Noi sappiamo che ancora la situazione in Italia non è affatto una situazione semplice, però noi sappiamo di poter confidare nella persona che ha cura di noi. Mi chiamo Fabiano Nicodemo. E voglio poter condividere brevemente un pensiero per incoraggiarti durante questa settimana. Uh, noi sappiamo che l'Italia continua ancora sotto questa morsa no, del coronavirus, e noi vogliamo continuare a pregare. Uh, vedete in questa immagine, per esempio, il coronavirus in Italia, che già ha uh, preso più di 600, quasi 1700 persone che sono state. Uh, infettate da questo virus, soprattutto nella regione tra la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna. Noi sappiamo delle ordinanze che il governo italiano ha rinnovato per questi giorni e quindi ci sono molte persone che hanno bisogno. Io leggo che ci sono almeno più di 600 persone che sono ricoverate uh, per causa di questo coronavirus. Eh, per questa situazione che noi sappiamo che sta aumentando, si sta moltiplicando con una forza tremenda, no? Però allora io pensavo, come reagire davanti a una situazione del genere? Noi dobbiamo continuare a pregare, no? C'è questo virus che si allarga per altre zone dell'Italia, man mano vai verso il nord, eh, il numero è effettivamente molto grande. Ok, come noi possiamo vedere, però io dico che c'è un modo in cui io e te noi possiamo affrontare diversamente questa situazione. Voglio lasciarti un versetto della parola di Dio. Il versetto che voglio lasciarti si trova nel Vangelo di Giovanni. Giovanni, l'apostolo, l'apostolo amato, Uh, lui che insieme agli altri apostoli, ma lui in particolar modo è stato con il Messia, è stato con Cristo Gesù per almeno tre anni, è stato una delle persone più vicine al Signore che ha imparato tanto e quando ha scritto il Vangelo, è spinto e sospinto dallo Spirito Santo nel presentare il Messia, lui dice queste parole. Lui dice queste parole che sono per noi assolutamente. Una, un qualcosa per incoraggiare la nostra vita. Allora leggo da Giovanni capitolo 1 e versetto 14. La, lui dice così: E la parola, la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E lui dice: E noi abbiamo contemplato la Sua gloria. Come gloria di unigenito dal Padre. Parole veramente benedette, parole sante uh, da, da, da Giovanni, l'Apostolo. Lui incomincia dicendo, per esempio, che Gesù Cristo è chiamato qui la parola. Questa, questo termine parola è il termine logos, o il verbo. Lui dice, lui si sta riferendo a Gesù Cristo come il Verbo perché è un titolo che descrive la persona di Gesù Cristo. È un titolo che sta a dimostrare il carattere della persona di Cristo. Non è un altro essere umano qualsiasi, ma è Dio in persona. E dice che Cristo Gesù, che è la parola, lui che cosa fa? Lui Gesù è diventato è diventato carne. Gesù Cristo, il Signore, che è creatore dei cieli e della terra, vedendo la solitudine che l'essere umano vive dentro del peccato, lui non è rimasto lontano, ma lui con la sua compassione, con il suo amore, è disceso dal suo trono di gloria, è diventato, come dice qua, è diventato carne, si è incarnato, e cosa dice Giovanni? Dice che Gesù Cristo che si è incarnato ha abitato per un tempo dove? Fra di noi. Io non so se, se te sapessi che c'è una casa o una famiglia colpita dal virus che tu avresti detto così «Ascolta, io voglio vivere con voi perché voglio stare vicino a voi». Tu avresti il coraggio di fare questo?» Di stare in una casa dove tutte le persone hanno il virus? Probabilmente no. Però noi, se magari noi tutti non abbiamo il virus del coronavirus, c'è un qualcosa che noi abbiamo. Noi tutti abbiamo la maledizione del peccato nel nostro cuore. L'uomo voleva essere più grande di Dio, già era il principe di, di tutto l'universo, di quello che Dio aveva creato, ma voleva non bastava, voleva essere come Dio. Allora, nel fare ciò ha disubbidito a Dio perché voleva dire: Io ci penso alla mia esistenza, io ci penso al mio futuro, non voglio più confidare in Dio. E quindi si è separato da Dio. E nonostante il peccato, nonostante questa separazione, nonostante questo, uh, questo abisso che ci separa dal Creatore, dal Signore Gesù Cristo, che cosa dice Giovanni? Lui dice, lui dice nella parola, dice che Gesù Cristo, che è la parola, lui è diventato carne, lui si è incarnato e lui ha abitato per un tempo fra di noi. Forse oggi tu senti tanta solitudine per i problemi che affronti. Forse tu senti che non c'è nessuno che ti ascolta, forse senti che i tuoi problemi siano troppo grandi. Ebbene, io ti voglio dare un messaggio di conforto, un messaggio di consolazione, non da parte mia, ma da parte di Cristo Gesù. Gesù Cristo è la parola, è il Signore stesso che è venuto, che si è incarnato e che è venuto per dare la sua vita per noi. E la parola di Dio dice che la, il nostro Signore Gesù. Lui è venuto e Lui non è una persona qualsiasi, è il Cristo, è il Messia, l'unto di Dio, piena di grazia, pieno d'amore, pieno di favore, pieno di verità. Lui è pieno di grazia e verità. E Giovanni dice, allora io non sono più solo, io non sono più staccato da nessuno. Perché questo Signore, questo Signore Gesù Cristo, Lui che cosa fa? Lui, il Signore, si è rivelato. E Giovanni dice, l'Apostolo, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Questo Signore che viene. Per dare la sua vita a noi, questo Signore che viene per aprire il cielo, scendere su questa terra, incarnarsi, diventare un essere umano, pur essendo Dio come già era Dio, è Dio e sempre sarà Dio perché Lui è il Signore, Cristo Gesù. Una sola persona con due nature, una natura umana per una natura divina, in una sola persona per sempre. Lui, che è pieno di grazia e verità, si è rivelato. Lui sa che quando noi vediamo il Cristo, noi vediamo il Padre. E Giovanni sta dicendo, noi abbiamo contemplato la sua gloria, noi abbiamo contemplato il suo amore, noi abbiamo contemplato la sua potenza, noi abbiamo contemplato e visto che lui è l'unigenito dal Padre. È una persona unica perché non c'è nessuno, monogenis, non c'è nessuno che sia come il Signore. Eppure lui, essendo il creatore dei cieli e della terra, eppure lui, essendo il ponte che ci collega a Dio Padre, Dio Creatore, noi sappiamo che oggi, non importa quello che stai affrontando, non importa quello che stai vivendo, tu stai tranquillo che il Signore Gesù Cristo. Non ti lascia nella solitudine, ma Lui viene per scaldare il nostro cuore e perché tu, per mezzo di Lui, per mezzo della Sua croce, della Sua risurrezione dai morti, possa vivere con il Signore. Allora, nel momento di solitudine, nel momento di difficoltà, guarda in alto, guarda Cristo Gesù, perché Lui è con te, Lui è il Signore. Allora, che Dio ti benedica e che tu rimanga con questa parola nel tuo cuore, nel nome di Gesù.